Questo è un post che ho scritto durante un viaggio, sempre per scrivere questo libro, quest'estate in Bosnia, no? Praticamente che cosa mi è successo? Per un po' di tempo non ho usato il bancomat, ho usato solo la carta di credito e mi trovavo appunto nella parte serba della Bosnia. Poi mi è finita la carta di credito e quindi ho detto adesso recupero, mi metto a usare il bancomat, solo che non mi ricordavo più il PIN. Allora praticamente ero senza soldi, avevo pochi soldi sulla carta di credito, senza bancomat e mi erano rimasti 20-25 euro in tasca. Con questi 20, Quasi solo che la carta tutti. di credito in quei paesi lì non la prende nessuno, da quasi da nessuna parte. E con 20-25 euro dovevo tornare dalla Bosnia alla Macedonia, dove c'avevo l'aereo. Praticamente quindi vuol dire attraversare la Bosnia, poi attraversare tutta la Serbia e poi usciti dalla Serbia c'è la Macedonia, no? Dove c'erano quest'estate tutti i profughi che scappavano dalla Siria. E quindi che cosa mi è successo? Ero praticamente disperato, mi dovevo giocare questi 25 euro per riuscire a tornare. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un taxi, invece di prendere il pullman per arrivare alla stazione degli autobus in Serbia, ho preso un taxi e gli ho pagato la benzina con la carta di credito. Questo qui è stato il compenso del tassista. Naturalmente ho dovuto discutere con vari tassisti prima di trovare uno disposto a fare questo business. Con questo sistema sono arrivato a Užice, nella stazione degli autobus che si vede lì nelle foto. Sono riuscito con la carta di credito miracolosamente, no, con i 25 euro che mi erano rimasti a comprare il biglietto. Però diciamo, non avevo altri soldi, no? Però tutto bello contento, dico ce l'ho fatta. Vado a prendere questo autobus tutto bello orgoglioso, mostro il mio biglietto e mi dicono, no, però il bagaglio lo deve mettere dietro. Vado dal bagagliaio di questo piccolo autobus. E mi dicono, bene, adesso deve pagare il prezzo per mettere giù la valigia. E quanto costa? 30 dinari, che più o meno fate conto, un euro e mezzo. E io dico, non ce li ho, sono rimasto senza soldi. E loro mi dicono, niente, se non hai i soldi non puoi imbarcare la valigia. E io naturalmente non è che potevo lasciare la valigia lì a Užice. A quel punto ero disperato. E che cosa ho fatto? Mi sono aggirato come un disperato per cercare dei soldi prima che l'autobus partisse, mancavano praticamente tipo 4-5 minuti, no? Perché se no mi dovevo fermare, non so, una notte o due a Užice, poi contattare la mia famiglia, farmi mandare dei soldi tramite la Western Union, insomma un casino, rischiavo anche di perdere l'aereo. E quindi per farla breve, avevo una vecchia banconota da 100 rubli, e che probabilmente non era neanche più valida. Allora sono andato alla fila della gente che stava salendo sull'autobus per vedere se me la cambiavano, no? E nessuno mi ha filato, nessuno voleva 100 rubli. Allora torno da quello che vendeva i biglietti del bagagliaio e gli dico, guarda, sono disperato, mi aiuti, per un euro, cioè mi faccia mettere su sto cavolo di sto cacchio di valigia, si mette nei miei panni, cioè se lei fosse straniero all'estero. E lui mi dice, non me ne frega niente, se io fossi straniero in Italia nessuno mi inculerebbe, nessuno mi darebbe una mano, no? Ah, vabbè, grazie. Allora torno alla fila per cercare di vendere questi 100 rubli e mi si avvicina il classico tossico, no? Io stesso mi sentivo, avete presente il tossico in stazione quando gli chiedi i soldi dicendo per favore mi manca un euro per comprare il biglietto, non è che c'ha un euro, devo andare a Roma, no? E tu pensi, ma brutto firla, dimmi chiaramente che ti vuoi fare una pera, che ti do più volentieri l'euro, così sei contento, so che tu stai bene, ti sei fatto la tua pera. Però se mi racconti delle palle che ti mancano un euro per comprarti il biglietto, io non ci credo, non te li do. Io ho sempre ragionato così, no? E lì mi sono trovato nella stessa situazione, solo che era vero, cioè io avevo davvero bisogno di un euro. In quel momento mi si avvicina un tossico che avevo già addocchiato prima, ho detto cacchio, adesso mi rompono i coglioni, vedono che sono straniero, vogliono croccarmi dei soldi, no? E invece questo qui mi ha allungato una banconota. E praticamente mi ha fatto la carità, cioè questo luogo comune che si dice che quando hai bisogno dei soldi sono i poveri che te li danno, i barboni, in questo caso un tossico che viveva in stazione, ho sperimentato sulla mia pelle che era vero, no? E quindi ci ho scritto un post su Facebook dove ho raccontato questa storia. Vabbè, queste sono le varie, vedete, facciamo vedere un po' di foto, almeno facciamo una cosa più multimediale. Allora,
queste sono le foto poi del viaggio, una volta che sono salito, che sono salito sull'autobus, no? Questa è una stazione di autobus in Serbia, cioè tutto è rimasto come ai tempi del comunismo praticamente, no? Queste, allora, gli scarichi dei cessi nei paesi dell'est sono abbastanza deboli, no? Quindi, in questo caso è la turca. Uno si pulisce, però poi la carta la buttano nel cestino, non è che la buttano Vabbè, nel buco, no? Perché certo. sennò il cesso si intasa, no? Però ecco, io non voglio essere, non è che racconto queste storie, la Turca poi ha anche un significato, no? Voi sapete che i Balcani per molto tempo sono stati sottoposti alla dominazione ottomana, i turchi, no? Perché si chiama Turca il bagno fatto così? Perché Maometto aveva prescritto ai suoi seguaci di fare i bisogni nel seguente modo: mettere due pietre, due mattoni per terra e salire sopra, perché la cosa importante per i musulmani, quindi a partire da Maometto, era non contaminare le suole delle scarpe sporcandole. Quindi si fanno i bisogni mettendo le scarpe sui sassi per non sporcarsi con i liquidi, no? E quindi anche il bagno che si chiama turca nasce in questa maniera, no? Cioè è la versione moderna dei due mattoni prescritti da Maometto, no? Questo è un bagno turca. Ženski, che i serbi usano il cirillico, questo è il bagno delle donne, un disastro. Vabbè, insomma, vi faccio, prima di passare la parola a Valentina, vi faccio vedere. Questi sono i vecchi autobus lì della Serbia. Questo è un uomo completamente gobbo, piegato a 90 gradi, che è salito sull'autobus, trattori, insomma, vedete queste stazioni desolate della Serbia più povera, no? Che non si è mai ripresa quando hanno subito i bombardamenti della NATO nel 99. No? Questo è un cartello. Ah, questo è un bar, vedete, c'è proprio rimasto nello stile degli anni 50, del comunismo. Questo è il caffè turco, che è il caffè che si sedimenta in fondo e che però non si può bere in autobus perché sennò continua a mischiarsi e non si riesce mai a bere. Autostrada, eccetera, eccetera. Faccio vedere due foto e poi passo la parola a Valentina. Il clan della Coca-Cola. Questa è la Macedonia. Questa è la statua di Alessandro il Grande nel centro di Skopje in Macedonia. Questa è la maledetta valigia che non mi volevano fare imbarcare con il biglietto dell'autobus. Questa è la piazza di Alessandro Grande in Alessandro Macedone, questo è l'albergo. Va bene, grazie, cedo la parola a Valentina.